Ciao a tutti ragazzi, sono io Meshan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con un altro video unboxing. Questa volta ho preso un solo oggetto, però è riguardante il mondo Disney che ho sempre apprezzato fin da quando ero piccola. E giravo proprio su Amazon e anche questa volta sono riuscita a trovarlo a un prezzo ridotto e quindi ne ho approfittato subito. Allora, l'acquisto è veramente grande, eccolo qua. Andiamo poi ad aprirlo insieme. Ed è meraviglioso, penso che piacerà tantissimo anche a voi. Tra l'altro, grazie a questo acquisto ho anche la possibilità di farvi conoscere un'altra mia grande passione che mi accomuna fin da piccola. Allora, andiamo a aprirlo insieme. Allora, eccolo qua. Si presenta così all'interno. Penso si possa capire già. Come al solito Amazon è stato precisissimo perché me l'ha protetto con la carta. Eccolo qua, un bellissimo puzzle, tutto riguardante il mondo Disney, perché potete vedere, ci sono diversi personaggi che ora andremo a vedere più nel dettaglio da vicino. Ed è tutto composto in tutto è composto da 1000 pezzi e dovrebbe misurare 50x70, quindi è veramente molto grande. In pratica prende un bello spazio nella parete. È fantastico. Allora, partendo da sinistra troviamo il nostro simpaticissimo topolino e la cornice, tutta dorata, con questa bellissima decorazione floreale. Accanto a Topolino troviamo Dumbo con altri personaggi che troviamo proprio all'interno del film, Biancaneve e Sette Nani con il principe, Ariel con il simpaticissimo Flounder e Sebastian, La Bella Addormentata nel Bosco, e qui abbiamo in pratica il Re Leone con Timone e Pumba, e Simba e Nala, e Rafiki mi sembra si chiami, e Zazu, mi sembra, non mi ricordo benissimo lui. Passando qua sopra invece abbiamo Winnie the Pooh con Tigro e Winnie, io adoravo tantissimo Winnie the Pooh quando ero piccola. E poi qui sotto abbiamo da Topolino a Minnie, a Pippo e Paperino, tutti gli altri personaggi simpaticissimi. Qui sotto abbiamo invece la carica dei 101, Lilli e Vagabondo con i loro bellissimi cuccioli, il libro della giungla con questa scena simpaticissima. E Aladdin, però in questo caso con solo Jasmine, La Bella e la Bestia, che a mio parere è bellissima questa scena. E qui fatta smemorina e Cenerentola. Appoggiato al cerchio di Cenerentola troviamo il nostro Capitan Uncino. Intanto proprio osservare Peter Pan con Wendy e i suoi fratelli. Qui per concludere abbiamo la nostra Flaminni che è appoggiata proprio alla cornice, come nel caso di Topolino sulla sinistra. I pezzi si presentano così, me li aspettavo molto più piccoli. Devo dire, sono abbastanza grandi. E tra l'altro guardavo proprio come erano già stati disegnati, hanno dei colori molto accesi e soprattutto sono ben dettagliati. Quindi un acquisto che vi consiglio particolarmente anche a voi naturalmente per chi amasse i puzzle e il mondo Disney. Ho trovato diversi puzzle molto interessanti e soprattutto molto ben realizzati su quanto riguarda le principesse Disney. Per esempio ho trovato su Amazon diversi puzzle riguardanti La Bella e la Bestia o Cenerentola o La Bella Addormentata nel Bosco, però il prezzo è molto più alto rispetto a questo qui che l'ho trovato proprio sconto a 14,14 euro se non mi sbaglio. Comunque che il chilo li voleste prendere mi sembra vengano su circa 22 euro e per quanto riguarda La Bella e la Bestia 38,28. Quello della Bella e la Bestia comunque merita davvero, ma soprattutto è quello di Cenerentola che mi ha colpito tantissimo. Abbiamo in pratica il castello sullo sfondo e la nostra Cenerentola con il principe che si tengono per mano. Quindi molto toccante e veramente molto bello come puzzle. Bene ragazzi, con questo mi sembra avervi detto tutto. Spero naturalmente che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto qual è il vostro personaggio Disney preferito e se vi piace fare i puzzle. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!